Il corteo appunto fu proposto nell'83 dal Grides, che era una delle poche, forse l'unica realtà associativa di Scampia. Negli anni, adesso siamo al 31esimo corteo di carnevale, Scampia veramente si è arricchita di un pullulare di realtà, di associazioni, alcune stanno lavorando già qui o hanno portato già i loro carri qui al centro sociale, quindi praticamente il corteo di carnevale si è cresciuto notevolmente negli anni e oltre alle strutture create qui in questi laboratori presso la sede del Grides si aggiungono tutti i carri e le maschere create dalle altre associazioni. Quest'anno, poiché c'è stato un grande lavoro durante l'anno sulla riqualificazione delle aree urbane, dei giardini cittadini, è storto morte, che è un modo di dire napoletano, orti urbani e torti normani. Gli orti urbani sarà una grande macchina del compostaggio, perché c'era il discorso di fare un impianto di compostaggio qui a Scampia e noi siamo di quelli che sosteniamo l'importanza, la fondamentalità degli impianti di compostaggio per chiudere il cerchio della raccolta differenziata, quindi di una gestione corretta dei rifiuti. E come carro negativo ci sarà proprio un camion dei rifiuti tossici fatto insieme al coordinamento Comitati Fuochi, a cui anche il Grides e le altre associazioni di Scampia aderiscono. Io sono Emma dell'associazione Chiron Mecchinò e appunto siamo qua al Grides come tutti gli anni da 10 anni a finire il nostro carro. Abbiamo risposto al bando del Grides e abbiamo fatto un enorme trattore che in realtà è una zucca, mela, che si trasforma in trattore. Noi lavoriamo con bambini rom, bambini napoletani dei rioni di Scampia e tra l'altro il corteo finisce proprio nei campi, ci sarà questo rogo simbolico e con i bambini abbiamo lavorato sui simboli positivi e negativi, dalla terra non esce solo la plastica o l'amianto come spesso sono abituati a vedere, ma anche le patate, i fiori, gli zucchini e le cose che mangiamo.